Buongiorno Marco. Ciao Rocco, buongiorno. Ma ti trovo sempre in vigna. Ma a parte questo sole, questo territorio, no? È bellissimo stare in vigna. Poi non dimentichiamo che il vino si fa in vigna. Qua pensiamo che lo facciamo in cantina, attacchiamo l'etichetta e basta. Ma che vuol dire si fa in vigna? Che la cura va fatta qui? Ma certo, poi immaginate per noi biologici o biodinamici quanto è importante la cura della terra, delle piante. Ma quanto incide essere biologici poi sulla qualità del vino? Oltre che sulla qualità della vita, quello lo sappiamo. Beh, ecco, bravo. Allora, se consideriamo che mangi e bevi qualcosa di sano, non inquini il territorio, l'ambiente, penso che sia fondamentale ormai. Ma il vino com'è poi? Ma il vino è buono, poi mica ci mancherebbe. Non è perché siamo biologici il vino è buono per forza. È un vino biologico buono. Marco, ma qui dove ci troviamo? Qua siamo a Cori, no? Vedi sotto i Monti Lepini, guardate queste collinette meravigliose, ogni collina poi noi in qualche modo l'abbiamo caratterizzata perché siamo riusciti a capire che là ci sta meglio il Bellone, là ci sta bene il Moro, il Greco Moro, e lì il Nero Buono di Cori, insomma ecco questo è l'altro compito del contadino, cioè capire un territorio e sfruttarlo tra virgolette, ma sfruttarlo bene rispettandolo con le varietà giuste al posto giusto. Marco, ma non è complicato lavorare in queste, diciamo, in queste condizioni, in queste vigne così scoscese? Sì, beh, sicuramente qualche fastidio lo abbiamo, però veniamo ripagati poi dal prodotto, perché qua, sapete poi le malattie a una situazione del genere, guardate il vento che arriva da mare, dalla pianura pontina, sbatte contro i primi contrafforti dell'Appennino, sta bella ventilazione qua, fa sì che problemi non ci siano, né pronospora né oidio, perciò vedete c'è qualche rognetta, no? Costa di più impegno, però poi ripeto i risultati ci sono, almeno noi ne siamo convinti. Marco, la vigna va benissimo, però poi il vino dove sta? Ah, sta in cantina. Andiamo a vedere? Andiamo a vedere pure assaggiare magari. Va no? Bene, okay. Meno male. Va bene. Marco, ma dove ci hai portato? In bottaglia naturalmente, questo è il nostro caveau di tutte le cantine, no? Però qui vedo delle anfore. Delle anfore, sì. E qua perché le anfore? No perché la moda delle anfore, ma stiamo cercando di ricordare al mondo che il Lazio, Roma, la romanità faceva il vino in queste condizioni oltre 2000 anni fa. Perciò abbiamo storia non da vendere, da regalare per quanta ce n'è. Ma viene più buono di 2000 anni fa? Beh, ci mancherebbe. Ecco, a proposito, vedi? Qua abbiamo i vecchi orci, c'era l'olio, no? Ma la differenza è che una volta c'era solamente un coperchio in legno e poi magari con del mastice, delle pece, eccetera, si chiudeva. Adesso vedete, dopo cotta l'anfora, con questo bel chiusino in acciaio e poi sopra con un tappo colmatore, vedete? Questo è un tappo dove c'è l'acqua dentro, fa da sifone una volta chiuso, non passa più l'ossigeno. E a che serve il tappo colmatore? Serve a non far tappo colmatore perché anche qua il vaso vinario deve stare sempre bello pieno e qua vediamo il livello del vino. Ma mettendo col tappo colmatore, qua c'è dell'acqua, praticamente fa da sifone e l'ossigeno non passa più e non va all'interno. Infatti il problema dell'antica Roma era che il vino spesso avevano dei problemi perché era difficile tenerlo lontano dall'ossigeno. Oggi con un po' d'acqua, vedi che un po' di tecnologia, riusciamo a farlo meglio e sicuramente è un po' meglio dei 2000 anni fa. Però sono 2000 anni che facciamo il vino in queste condizioni. Ma e questa tradizione secondo te che cosa significa? Cioè perché bisogna valorizzarla? E perché magari questo è anche un po' il problema del Lazio, dobbiamo ricordare al mondo che è partito tutto da Roma, dalla romanità. Perciò ci sono millenni di storia, vitigni che esistono solo nei nostri territori. Il Lazio ha 14-15 varietà che esistono solo qua, dei gioielli millenari. Ne parlava Plinio il Vecchio, ne parlava Columella. E quasi è inconcepibile che oggi stiamo abbandonando, anzi ormai tante aziende stanno riprendendo a lavorare con questi vitigni perché se li sentono effettivamente loro. È la nostra storia. Vengono vini di qualità? Ma sì, certo, la qualità ormai è scontata, tutti noi produttori del mondo se punta sulla qualità, insomma, meno piccole aziende così come noi. Però la qualità dobbiamo sentire, Marco, che dici? E allora andiamo su e a tavola e assaggiamo qualcosa. Va bene, andiamo. Accordo fatto. Allora Rocco, ti faccio assaggiare il nostro Nzu
Il suo è il nome un po' particolare, significa nel dialetto varese insieme, nella maniera più profonda, no? Ma il vino è qualcosa che fa sta insieme. Bellone, perciò in purezza, fermentazione, affinamento in anfora, come dicevamo prima giù in cantina, per 9 mesi, ok? Questo è un 2017, praticamente è un biodinamico senza lieviti, perciò fermentazione spontanea, senza filtrazione. Oh, lo scarafo Ma perché? perché? Ma perché? Perché 2000 anni fa nel Lazio si stava così a tavola, non c'era certo la bottiglia, veniva l'oste, ma te lo portava in una bella ampollina come questa, in terracotta, no? Che fa anche da contenitore termico, così. E ecco, stiamo sempre ricontando al mondo che noi abbiamo un know-how, come va di moda a dire, solamente dei 2000-2500 anni, siamo nati ieri, l'altro ieri, insomma. Ecco, lo stiamo a cercare di ricordare al mondo, noi produttori del Lazio. Io te lo verso, è anche semplicissimo versarlo, come potrei, qualcuno se mette paura, ma questo poi, vedi, anzi a tavola diventa un gioco, no? Perché poi i clienti che al ristorante pigliano sto vino, il sommelier glielo porta, glielo scaraffa qua e poi ce lo portano, se lo versano direttamente loro. Marco, ma il Bellone non è l'unico vitigno locale che ha una certa storia. Oltre al Bellone, l'altro vitigno proprio corese, anche quello corese, è il nero buono di Cori, ok? E ecco, noi perciò queste due varietà, insieme a un po' di Montepulciano e un po' di Cesanese, perché stanno qui dietro le nostre spalle, sono gli amici che producono il Cesanese, gli amici abruzzesi del Montepulciano, ecco, a Cori si sono anche prodotti questi. Insieme a un'altra varietà che l'abbiamo detto anche prima, di Greco Moro. E Okay, cos'è? questi sono i vitigni. È della famiglia del Greco, però a Cori i vecchi contadini hanno ribattezzato Moro perché anche quando è maturo è di un verde scuro, Moro. Ma so che adesso stai cercando di recuperare un vitigno che forse ha migliaia di anni. Anche là, tu pensate, io andavo a scuola del latino, non lo studiavo, non capivo perché adesso mi sto a leggere Columella, ho finito verde i capelli. Ma di chi è Columella? Columella, insomma, è nato, mi pare, circa il 30 avanti Cristo, è morto 30-40 dopo Cristo, è stato il primo che ha fatto un vero trattato di agricoltura e è meraviglioso, lo consiglio a E hai tutti quanto è trovato attuale leggerlo questo adesso. vitigno che veniva coltivato Questo qui? vitigno che veniva coltivato a pochi E chilometri qui come da si chiama? Cori si chiama Abbuoto, ok? Oltretutto è in ordine alfabetico e naturalmente è il primo, no? Perché Abbuoto, insomma, è il primo vitigno in ordine alfabetico di tutta l'Europa, forse del mondo, e veniva coltivato in un piccolo areale. Tanto si dice che spesso questi vini così pregiati da questo vitigno rarissimo che produceva pochissimo non arrivassero neanche all'imperatore, ma strada facendo un po' si perdevano, no? Ecco, questo vitigno dava luogo al vino Cecubus, Ah, il famoso Jacob. il famoso Cecubus, che non sa tutti, mi dicono, ma com'è? Non lo so perché l'abbiamo piantato quest'anno a settembre, raccoglieremo prima i primi quintali quest'anno. L'abbiamo piantati a quasi 500 metri d'altitudine, dove veramente veniva coltivato. Iniziava da là e poi scendeva, gli antichi parlano del Golfo di Gaeta, ecco, veniva coltivato sulle pendici dell'Appennino del Golfo di Gaeta. Vabbè, allora in attesa dell'Abbuoto, ma assaggiamo il Bellone. Assaggiamo un bel luogo. Salute. Salute.